Oggi per la campagna a favore della sicurezza sul lavoro della nostra TGR parliamo dello SPISAL, uno degli organi che è deputato a controllare che sui luoghi di lavoro vengano rispettate tutte le normative in materia per l'appunto di sicurezza. Marco Marchesini è andato allo SPISAL di Verona a vedere di che cosa si occupa esattamente e come funziona questo istituto. Vediamo. Cos'è lo SPISAL? Lo SPISAL è il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASLA. Operiamo su tutto il territorio nazionale nell'ambito appunto delle ASL. La missione nostra è quella di garantire delle condizioni di sicurezza. Interveniamo quindi sia in caso di infortuni sul lavoro gravi o mortali o in caso di malattie professionali. Sul territorio di Verona, quante sono le realtà che avete, diciamo, state monitorando? Monitoriamo annualmente circa 1.700-1.800 unità locali con dipendenti o con lavoratori autonomi anche. E circa la metà sono imprese edili. I rimanenti possono essere imprese agricole oppure imprese industriali, ma anche settore terziario, tipo le cooperative. Mediamente abbiamo una sanzionabilità, quindi una percentuale di accertamento di irregolarità nel 30-40% delle situazioni che vengono ispezionate. A livello di infortuni? A livello di infortuni stiamo assistendo a una diminuzione del fenomeno complessivo degli infortuni. Su questo incide moltissimo la crisi che stiamo attraversando. Bisogna però dire che gli infortuni gravi e quelli mortali si riducono in maniera minore, anzi, soprattutto i mortali tendono sostanzialmente a essere costanti o comunque a calare poco. Questo per problemi legati alla sicurezza sul posto del lavoro. Sì, essenzialmente sì. L'obiettivo nostro è infortuni zero. Questo non è uno slogan retorico, ma come dire, è un obiettivo che deve portare ogni organizzazione e ogni soggetto interessato, datore di lavoro, lavoratore, a porsi il problema infortunistico nell'ottica di eliminarlo al 100%.